Buonasera ai nostri Darksider, le nostre Darksider. Siamo di nuovo qui online nella nostra sede originale. Abbiamo concluso da poco la rassegna a Vasanello nel comune di Viterbo. È stato un grandissimo successo di pubblico e di questo vi ringraziamo. Ringraziamo i presenti, ringraziamo anche chi sta vedendo i nostri video su YouTube. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. Iscrivetevi ai nostri canali social per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative. Chi l'ha già fatto saprà che cominciamo venerdì 9 un'altra rassegna a Bacoli, in provincia di Napoli. Una rassegna anche qui dove avremo modo di confrontarci dal vivo e di affrontare queste tematiche di persona. L'argomento di questa sera è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. È un argomento che abbiamo già trattato in un altro incontro proprio tenuto nel corso della rassegna a Vasanello con il giornalista Massimiliano Giannantoni, il procuratore della Repubblica di Lago Negro Gianfranco Donadio e il criminologo Federico Carbone. In quell'occasione, parlando in particolare delle donne delle stragi, sono usciti degli spunti molto interessanti. Spunti che sicuramente meritano un approfondimento. Torniamo sull'argomento, un argomento di strettissima attualità perché è proprio quest'anno il trentennale. Torniamo a parlare delle stragi del 1993. Lo facciamo, lo vedete in sovrimpressione, ma ve lo faccio vedere anche qui con questo bel libro Attacco allo Stato, edito da Solferino, con la prefazione di Luca Tescaroli, che è uno dei magistrati che sta indagando a Firenze proprio su queste tematiche. E mi compiaccio di avere qui sullo schermo con me l'autore del libro, Ferruccio Pinotti, che saluto e ringrazio. Ciao Ferruccio. E Luca, anche il certo. giornalista e scrittore Roberto Valtolina, che a questo libro ha dato un grandissimo contributo di coautorato. Quindi buonasera Roberto, grazie anche a te. Buonasera, ciao Gianluca, ciao, buonasera a tutti e a chi ci segue. Roberto, è la prima volta che sei sui nostri canali, invece Ferruccio è ormai un habitué e sono sempre contento di ospitarlo. Vi saluta anche il mio socio Marcello Altamura che è impegnato per lavoro questa sera e quindi non ha potuto raggiungerci. Allora, signori, Mannaggia. andiamo subito proprio nel cuore di questa puntata. Allora, intanto posso dire che questo libro, lo faccio vedere nuovamente, uscito pochi giorni fa, è un po' la summa, una summa indispensabile per capire cosa è successo esattamente 30 anni fa. O forse capire cosa è successo è un po', improprio, perché non è che voi date delle risposte, più che altro ponete delle domande e cercate di dare delle risposte. Ma è un lavoro sicuramente meritorio perché, come dicevamo prima, mentre non eravamo in diretta, le stragi del 93 rispetto a quelle del 1992, passano più in sordina. Passano più in sordina e Ferruccio, partiamo proprio da qui. Perché le stragi del 1993, ci riferiamo all'attentato a Maurizio Costanzo in via Fauro, all'attentato a Firenze in via dei Georgofili, a quello di Milano in via Palestro, perché sono nell'immaginario collettivo meno eclatanti rispetto alle stragi del 1992 che videro morire Falcone e Borsellino e le rispettive scorte. Questa è un'ottima domanda, Gianluca, ed effettivamente c'è un tema di percezione collettiva, nel senso che nel 92 vengono colpiti due simboli più importanti della lotta alla mafia, i magistrati di prima linea in questo durissimo lavoro di contrasto alla criminalità organizzata, in particolare mafiosa, cioè Falcone e Borsellino, mentre invece nel 93, in cui pur muoiono 10 persone, è un numero di feriti stimato tra 80 e 100, quindi un numero consistente di vittime a cui andrebbe aggiunto un'undicesima vittima che spiegheremo dopo perché è collegata, cioè Don Puglisi, quindi 11, sempre nel 93, passano più in sordina perché sono stragi, diciamo, non dirette a due personalità conosciute, ma dirette a degli obiettivi simbolici, degli obiettivi che
che riguardano il patrimonio artistico e culturale dello Stato, ma anche la Chiesa, di cui gli attentati alle chiese di Roma, sempre contigue queste bombe a quelle di Via Palestro del 27 luglio del 93, appunto. E c'è quindi un mutamento sostanziale di strategia. Non c'è più l'obiettivo da parte di Cosa Nostra di colpire i simboli dello Stato che lottano contro la mafia, ma di dare un messaggio, tanto che Luciano Violante le ha definite le bombe del dialogo, cioè un dialogo misterioso, sotterraneo, un codice, non a caso il sottotitolo del libro porta scritto I misteri delle stragi del 93 e il codice Matteo Messina Denaro, nel senso che queste bombe sono mirate a una fase strategica completamente diversa rispetto a quella del 92 e che segna un grande mutamento. Bene, tanto grazie per questa risposta, Ferruccio. Passo un attimo a Roberto, che prima mi diceva in particolare ha lavorato sulle carte di Via Palestro. Ecco, allora, in questo libro si attinge ovviamente alle carte, si attinge a piene mani, giustamente citando la relazione di Gianfranco Donadio in commissione antimafia, che si occupa proprio nello specifico dell'attentato di Via dei Giorgofili. E Roberto, ci racconti sinteticamente, magari sottolineando gli aspetti più importanti del tuo lavoro, come è stato scavare in queste carte e se sì, quali sorprese ti hanno riservato? C'è stato qualcosa che non ti aspettavi? Qual è stato lo spunto investigativo più interessante all'interno di queste carte? Bellissima domanda e ti ringrazio per averla posta. Ritorno con la memoria quando, soprattutto il martedì e il mercoledì di ogni settimana, mi recavo al Tribunale di Milano, che è fondamentalmente uno dei poli culturali più importanti d'Italia, a tutti gli effetti, a visitare le carte della strage di Via Palestro. Il procedimento è intitolato ai fratelli Formoso, che sono stati Giovanni e Tommaso condannati all'ergastolo per l'episodio di Via Palestro, come responsabili della logistica, in quanto l'appartamento di Iruno, dove è stato collocato l'esplosivo prima della strage, è proprio ad Arluno, in un comune milanese, in una casa che era proprietà di Tommaso Formoso e che poi ha occupato Giovanni nel frattempo. È stata un'esperienza sicuramente bellissima, perché bello di questo lavoro è piacere, tra le altre cose, il piacere della scoperta. E devo dire che è stato bellissimo e allo stesso tempo anche angosciante, perché una strage, quella di Via Palestro in particolare, non solo, ma quella di Via Palestro in particolare, su cui si sa molto poco. Perché conosciamo il primo versante di questa strage, soprattutto, cioè il trasporto dell'esplosivo ad opera dell'autotrasportatore Carra in quel di Arluno. Sappiamo molto poco da quello che, fino a quando l'autobomba viene collocata in via Palestro. Diciamo che gli spunti investigativi ce ne sono stati vari. Sicuramente uno spunto che è molto utile a capire come un costrutto accusatorio tarato soltanto sull'associazione mafiosa, e quindi su Cosa Nostra, sia molto debole e limitante, è dato dalle componenti esplosivistiche. Perché troviamo delle componenti che ritornano in altri fatti drammatici della storia d'Italia, penso per esempio alla strage di Via D'Aveglio, al rapido 904 e agli stessi episodi di quell'anno, come quello fiorentino, elementi come il T4 e la pentrite, che sono spesso rinvenibili nel composto Semtex H di fabbricazione americana oppure cecoslovacca. E mentre io addivenivo questa scoperta, constatavo come in tutte le udienze nelle quali sono stati sentiti i pentiti collaboratori di giustizia, nessuno di essi, men che meno lo stesso Spatuzza, di cui peraltro conosciamo la caratura e l'estrema credibilità e attendibilità, nessuno di essi ha saputo rendere conto. Quindi c'è una domanda anche su quello che è l'artificiere
della strage di Via Palestro, non solo, che è Anche cosa perché, dell'origo. Roberto, tu, scusa se ti interrompo, uno dei grandi interrogativi che troviamo all'interno del vostro libro e che a sua volta si pone anche Gianfranco Donadio è se, e mi riferisco in particolare a Via Palestro, dove c'è un buco di circa 3 ore, molto importante dal trasporto della bomba alla sua esplosione. 3 ore dove questa macchina non si sa dove abbia girato, in più ci sono dei testimoni che a un certo punto assistono a delle scene che poi magari dopo descriveremo. Ecco, il dubbio, il sospetto è che qualcuno abbia aggiunto una carica aggiuntiva di esplosivo a quello predisposto già dagli uomini di Cosa Nostra. Ecco, io ti chiedo, visto che stai parlando anche della strage del Rapido 904, di altri eventi dove ritorna questo esplosivo di cui non fa menzione nessun pentito di mafia, men che meno Spatuzza, che è molto credibile. Tu quindi ritieni che questa operazione di aggiungere una componente in più devastante sia avvenuta? Innanzitutto, sia avvenuta veramente e se sì, avvenuta anche in altre occasioni? Sì, pur con tutta la cautela del caso, e la cautela deontologicamente è una delle prime facoltà del nostro lavoro, però mi lego a quello che è successo a Firenze. Lì è decisamente clamorosa questa mancanza, perché la relazione Donadio, che pure abbiamo assunto criticamente, mostra incontrovertibilmente, grazie al perito Vadalà, che più di 100 kg di esplosivo a Firenze sono stati aggiunti. Quel tipo di esplosivo, oltre a quello di tipo militare, oltre al tritolo, quando va stabilito. Infatti, anche a Firenze, fra le 22:15 e la mezzanotte e le 1:04 di quell'infausto 27 maggio 1993, il Fiorino che da Prato arriva a Firenze non si sa che tragitto abbia Ah, io percorso. prima infatti ho detto Milano, in realtà è il buco orario è a Firenze, giusto? Sì, però si può considerare come a Milano. Sappiamo che la macchina è stata rubata da Gaspare Spatuzza, venuto appositamente in treno da Roma. E noi ci domandiamo come mai la mafia non abbia scelto di avvalersi di uno degli elementi di una colonia mafiosa molto presente già dall'inizio degli anni 70, e abbia dovuto far venire un soggetto da Roma, che poi è tornato subito a Roma, come sappiamo. Però appunto non sappiamo chi è presente al caricamento dell'esplosivo, chi lo confeziona e chi porta la macchina via Palestro. Noi sottolineiamo, mettiamo in luce la testimonianza di Finolli, all'epoca massimo dirigente della Digos, il quale sottolinea, ci consente di mettere in luce un elemento fino a poco considerato, cioè alcuni molti punti nevralgici della capitale lombarda erano presidiati da pattugliamenti. La borsa, la scala, il duomo. Quindi è molto probabile che chi ha portato la macchina via Palestro fosse un Sapesse soggetto che come svicolare questi punti. E sapesse veramente districarsi. su questo arriviamo, però torno da Ferruccio e ti faccio una domanda a cui sono sicuro saprai rispondere, ma che non è una cosa contenuta nel vostro libro, non è contenuta in questo libro. Perché è una cosa emersa proprio nei giorni scorsi. Tanto clamore è stato fatto. Allora, intanto, brevissima premessa, mi ero collegato all'inizio di questa puntata all'incontro con Donadio alle donne delle stragi. Perché donne delle stragi? Perché per le stragi di mafia si parla sempre dei mafiosi che sono stati condannati, che si sono all'ergastolo, e sono tutti uomini. Cosa Nostra non ha mai, correggetemi se sbaglio, utilizzato nei propri gruppi di fuoco delle donne. Eppure, Esatto. nelle stragi del 93, addirittura dei testimoni vedono delle donne sui luoghi delle stragi prima delle esplosioni. E anche se vogliamo parlare del 92, viene ritrovato del DNA femminile su dei Capace. guanti a capaci vicino il cunicolo in cui è stata inserita la carica esplosiva. Quindi ecco, le donne delle stragi, perché effettivamente queste figure sfuggenti, evanescenti, stanno piano piano a distanza di 30 anni tornando sulla scena. Però
pone, e ci fanno porre diversi interrogativi. Proprio l'altro giorno, con grande clamore, è stato attribuito all'ex magistrato Giovanni Spinosa, che è stato anche nostro ospite e che, insomma, con cui ho avuto anche modo di confrontarmi su questa cosa, e devo dire che è stata un po' distorta l'informazione rispetto a come è uscita e rispetto a quello che effettivamente pensa Giovanni Spinosa, però è stata data notizia della presunta individuazione della donna presente in via dei Giorgofili prima della strage. Questa donna sarebbe Rosanne Scrocco, un'italo-americana, ex hostess, e soprattutto un'anarchica di un certo peso legata al banditismo sardo. Quindi da un lato tornano questi anarchici tornano sempre in qualche modo, e poi il fatto che questa donna sia stata un hostess. Uno dei testimoni dice di vedere sulla scena, non ricordo, forse via Palestro, ma correggetemi se sbaglio, una donna vestita come un hostess. A Firenze, testimone Barreta. A Firenze, vede una donna vestita come un hostess. Parte a me personalmente, non voglio influenzare la tua risposta, Ferruccio, ma pare strano che una che fa l'hostess vada a mettere una bomba vestita da hostess. Detto ciò, come ti poni tu con questa notizia? Ecco, Rosanne Scrocco, possibile bombarola legata al banditismo sardo, alla falange armata, eccetera, eccetera. Ma personalmente io non credo molto a questa pista, mi sembra molto debole. La genesi di questa pista mi sembra che derivi più dalla volontà di ampliare lo sguardo su quelle che sono state le rivendicazioni relative alle stragi del 93 e non solo del 93 da parte della cosiddetta falange armata, una misteriosa entità che in realtà era un'entità di copertura di Cosa Nostra, alla quale però probabilmente, stando alle carte, vi furono delle commistioni o quantomeno delle complicità da parte di ambienti dei servizi segreti deviati. Quindi la collocazione di questa misteriosa Rosanne Scrocco, anarco-insurrezionalista, in questo ambito della falange armata serve soprattutto, a mio parere, ad ampliare lo sguardo verso questa misteriosa sigla, non facendone più una mera realtà di origine mafiosa, come secondo me e come secondo anche magistrati solidi come Tescaroli e Turco è, bensì un qualcosa di più nebuloso. Quindi appare quasi un depistaggio questa figura, perché l'identificazione dell'identikit è molto debole. L'abbigliamento da hostess è una connotazione, secondo me, risibile, quasi ridicola. Di conseguenza io trovo questo tipo di pista molto, molto debole. Più solida la pista relativa alle indagini relative a Rosa Belotti, la cui foto viene trovata per la prima volta in una casermetta utilizzata da Gladio, dei carabinieri. Ecco, qui allora, Ferruccio, un attimo, parliamo proprio, dopo ricordiamoci, voglio tornare anche sul tema falange armata, però visto che citi la Belotti, Rosa Belotti, ormai più di un anno fa viene indagata perché sarebbe stata individuata dai PM di Firenze, correggetemi sempre se prendo qualche cantonata, come una delle donne delle stragi, in particolare della strage di Via Palestro. Sarebbe lei ad aver piazzato la bomba. Esatto. Come si arriva a Rosa Belotti dopo 29 anni? Si arriva a Rosa Belotti grazie, e qui la storia si fa veramente, si tinge di tinte fosche, si arriva a lei attraverso una foto ritrovata, tu dici, all'interno di un arsenale, un appartamento di proprietà di due carabinieri, dove c'era un arsenale. Sul fatto che sia di Gladio o non di Gladio ci sono pareri contrastanti. Io stesso, diciamo che mi sto occupando della vicenda a livello giornalistico, non ci ho capito molto. Detto ciò, questa foto viene ritrovata da un poliziotto, Antonio Federico, ma non nel 2021, non nel 2022, nel 1993.
Nel 1993 Antonio Federico, poliziotto, allora credo ispettore della Polizia di Stato, guidato da una fonte, tale Mark, alla scoperta di questo covo, oltre a trovare delle armi, trova su precisa indicazione una foto all'interno del volume di una enciclopedia. Una foto di una donna che, a detta della sua fonte, sapeva molto delle stragi appena avvenute nel continente. Ecco, questa foto dal 1993 emerge 29 anni dopo, con la comparazione di un'intelligenza artificiale che tra l'altro non dà un match molto preciso. Ora io ti faccio una domanda forse anche un po' provocatoria, Ferruccio. È possibile che si sia arrivati a Rosa Belotti attraverso questo iter tortuoso, attraverso questa foto, o non è più probabile che la Belotti, essendo stata a suo tempo, poi immagino ne sia uscita inserita in circuiti poco limpidi, non è possibile che dopo 29 anni qualcuno abbia, come si dice, cantato nel milanese in quegli ambienti e abbia indicato la pista a Belotti a giusta ragione o per depistare? Insomma, cosa è avvenuto secondo te per arrivare a Rosa Belotti dopo tanti anni? Sicuramente, mi sembra un'interpretazione molto corretta la tua, Gianluca, nel senso che questa foto, che questo elemento investigativo sia rimasto così silente, nascosto per così tanti anni, per quasi 30 anni, effettivamente lascia perplessi. Ecco, certo, è un'indicazione inquietante, perché la Belotti stessa si è riconosciuta in questa foto, no? Quindi ha riconosciuto l'identità tra se stessa e la foto. Da qui poi lei ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento, dice non sarei capace di fare male a una mosca, quindi, come dire, fino a sentenza definitiva la Belotti chiaramente va considerata innocente. Certo. Ecco, diciamo che è una figura, come dire, da quello che è emerso da varie indicazioni, Roberto l'ha scavata molto anche lei, per cui mi può integrare. Assolutamente, Roberto, anche tu poi intervieni su, sì, questo. È una figura misteriosa, un po' come la donna di Firenze e come altre figure che tu citavi prima. Sembra l'intervento di elementi esterni, le famose entità esterne, no? Che anche Tescaroli e Turco nel loro lavoro investigativo citano nelle loro memorie. Quindi, diciamo, ci sono due livelli di concorrenti esterni. Quelli, diciamo, di carattere politico, che risultano indagati, e poi anche però dei concorrenti esterni di natura, chiamiamolo, istituzionale o deviata. C'è chi, anche come il collega Gatti, in una recente puntata di Report, addirittura ha ventilato l'intervento della CIA sulla scena di Via Palestro. Io personalmente sarei più per stare ai fatti e a evitare di addentrarsi nel complottismo. Una cosa che emerge dalle carte che abbiamo studiato io e Roberto con molta attenzione è innanzitutto che la regia delle stragi del 93 è una regia unica. Proprio questo emerge sul piano logistico, tecnico, le figure, diciamo, che portano le bombe, come Pietro Carra, di Gergofili, di Palestro, di Roma, sono le stesse. L'auto usata, e anche questo è un elemento inquietante, è sempre una Fiat Uno, e questo si ricollega a tutta la tematica della falange armata. Cioè, emerge con chiarezza una regia ben precisa. Cioè, questo non è complottismo, ma emerge proprio per tabulas, diciamo. Ok, Roberto, tu sulla vicenda Belotti che idea ti sei fatto? Poi, mentre parli, arrivo perché vi devo far vedere una cosa. Intanto sono curioso di sentire la tua versione. Vorrei esprimere la mia versione in maniera estremamente tecnica e piacevole per gli amanti della materia. In quella foto la Belotti ha i capelli lunghi neri. Gli identikit su Via Palestro, che pure erano emersi nell'immediato, riportano la donna bionda. Questa però non è un'obiezione, perché sappiamo come la capacità delle donne di mimetizzarsi, di cambiare aspetto, sia più facile e più veloce rispetto agli uomini.
un uomo tinto si vede quasi anche al buio e una donna no. Devo dire che sull'ipotesi della Belotti c'è un punto estremamente specifico che emerge proprio dalle carte che ho visionato e che si può anche apprendere anche su Radio Radicale tramite le udienze del processo, perché le carte riportavano anche le udienze del processo, il primo che si è tenuto nell'aula bunker di Santa Verdiana a Firenze. Uno dei due testimoni, e tu Gianluca sai bene che Don Addio lo considera molto attendibile, anche se non l'ha citato, allora non lo cito neanche io, però uno dei due testimoni di Milano di cui ha parlato Gianfranco Don Addio insieme a Gian Antoni, e ho avuto uno scambio di pareri su questo anche con Gian Antoni stamattina, glielo ho detto anche a lui, uno di questi testimoni durante l'udienza lasciò di sasso la corte dicendo che la donna aveva gli occhi azzurri. Quando lo disse di suo, senza essere richiesto, suscitando, mi ricordo le espressioni di stupore, sia del presidente della corte, sia di un legale della difesa. Mi ricordo l'avvocato Cianferoni che difendeva all'epoca Totorina. No? E gli dissero: lei ci vede bene, in maniera abbastanza ironica, però il tessuto testimoniale del personaggio attendibile è lo stesso Don Addio considera tale. Il testimone procedeva con un suo amico a velocità piana in via Palestro. A un certo punto vede una Fiat Uno da cui scende questa donna. Questa donna, lui dice, con i capelli vistosamente biondi, con gli occhi azzurri. La Belotti non ha gli occhi azzurri. Questa potrebbe Certo, essere eventualmente un omissione che notare gli occhi azzurri passando in macchina ce ne è vuole, strana. È strano, lui dice infatti, praticamente l'ho vista, lui dice, ho visto bene anche i capelli e anche gli occhi perché sono passato in una zona in cui la donna era vicino a un riflettore, cioè la Fiat era posizionata vicino a un palo della luce. Tra l'altro la visibilità era buona, oggettivamente. E tra l'altro un dato che noi sottolineiamo nel libro è che la Fiat Uno viene vista almeno dalle ore 22:30 e l'esplosione è delle 23:14. Ora, dalle 23:14 togliamo 6 o 7 minuti da quando parte la segnalazione che arriva ai vigili del fuoco che troveranno la morte accorrendo sul posto. Togliendo anche i 10 minuti buoni, resta una mezz'ora abbondante in cui la macchina sta in via Palestro. E questo è un dettaglio non da poco, perché è stata almeno mezz'ora e c'è più di un testimone che lo dice questo, un altro che passa a piedi di lì, fino alle 20, passa di lì alle 22:30, si sta recando a piedi in un altro posto e non vede non vede la Fiat Uno, quindi è entrata poco dopo e rimane lì, come dice il testimone Luca Invernizzi, l'ho vista poco dopo le 22:30. Quindi se mettiamo insieme il primo testimone che non l'ha vista fino alle 22:30 e Luca Invernizzi che dice di averla vista dalle 22:30, per mezz'ora la macchina staziona in via Palestro. Tra l'altro, un episodio significativo è questo, che uno dei sopravvissuti testimonierà che il portello anteriore destro della macchina era aperto, quasi che i due passeggeri si fossero allontanati di corsa. Di E in corsa. effetti, per rispondere, o comunque in maniera estremamente rapida, infatti, e qui rispondo anche alla tua domanda precedente, questa donna, che sia o meno la Belotti, che pure abbiamo scavato molto, è una donna che risponderebbe ai criteri della commissione Don Addio. Cioè, è una persona da sangue freddo indiscutibile, perché parte la segnalazione. Lei, insieme al suo compagno, che viene descritto con i capelli neri corti, si avvicina a una pattuglia che sta sopraggiungendo e indica, entrambi indicano che c'è una macchina dalla quale fuoriesce del fumo. Quindi un grande sangue freddo, tenendo conto che sia la donna, sia la misteriosa donna, sia il suo accompagnatore erano non più di 20 metri distante da un capannello di 5 uomini che a sua volta si stava allontanando. Ecco, questo è un aspetto decisamente inquietante. Allora, sempre rimanendo sul tema donne e
Belotti, su suo malgrado, stiamo parlando di lei perché insomma viene citata anche nel libro, ma nel libro voi citate una vicenda, devo dire, poco conosciuta, e sono stato contento di leggerla in questo libro. Parlate del pentito di 'Ndrangheta Pietro Gioffrè. Sì. E Pietro Gioffrè, che è un pentito di 'Ndrangheta ormai quasi sconosciuto, anche perché viene ucciso poi nel 95. Nel 1994, precisamente nel giugno del 94, rilascia un'interessantissima intervista a Massimo Laganà. Io ho avuto la fortuna, scavando in un archivio, di trovare questo numero di visto. Questo numero di visto, vedete qui in sovrimpressione il famoso identikit della bionda delle stragi, Sì. e potete leggere il titolo: La bionda delle bombe era la mia amante. Cosa c'è in questo numero di visto? C'è questa intervista a questo pentito di 'Ndrangheta che sostiene che la donna vista in via Palestro, in via dei Giorgofili, sia la sua amante, ex amante, gli abbia dato un figlio, però non corrisponde all'identikit di questa foto, perché è mora, e dice il pentito che si chiama Rosalba, detta Rosy. Ora, c'è una foto che io, quando l'ho vista, insomma, mi ha fatto pensare. Questa è una foto di Gioffrè con la donna. Ecco, la somiglianza con la Belotti mi sembra, non so voi che cosa ne pensate. L'ho fatta vedere ad altre persone, compreso il giornalista Giannantoni, che sostiene che secondo lui non ci sia corrispondenza. E poi, cosa invece curiosa, sempre nello stesso articolo viene messa un'altra foto, e stavolta invece di chiamarla Rosalba o Rosy, Caterina Romeo, e c'è quest'altra donna che non mi sembra per nulla somigliante a No, quest'altra che vi faccio rivedere. Quindi diciamo che anche qui c'è un mistero nell'articolo, no? Ci sono due donne, palesemente non la stessa donna, però quella secondo me più interessante è proprio prima. questa, compagnia del pentito che verrà ucciso un anno dopo questa intervista, che consegna al Massimo Laganà, il giornalista Laganà, questa foto. Ecco, questa a me sembra veramente una pista dimenticata. Sapete nulla, Ferruccio, sai nulla sul fatto se si sia in qualche modo scavato nelle dichiarazioni di Gioffrè, che pure voi citate nel libro? Sì, lascio parlare Roberto che su questo tema si è esercitato molto, però è un tema molto interessante effettivamente. Vai Roberto. Vai Roberto. Sì, allora, Gioffrè prima di venire ucciso in quel modo atroce sulla spiaggia mentre stava dormendo, prese queste testimonianze nell'inchiesta su un filone di 'Ndrangheta, Ponente 1 e Ponente 2, e lui disse in maniera molto precisa che la Rosalba era stata impiegata per la preparazione di congegni elettronici e dinamitardi. Quindi lui gli ha dato questa valenza estremamente tecnica e precisa, uno stato dinamitardi, elettronici e dinamitardi, quindi ha voluto restituire la caratura di una donna in grado anche di lavorare sulle detonazioni e sugli inneschi. Quegli inneschi che la stessa relazione Donadio si sorprende di non aver trovato sul luogo dell'attentato dei Giorgofili, perché gli inneschi di quello esplosivo andavano lavorati in maniera molto precisa, perché altrimenti l'esplosione li avrebbe conservati nella via e non sono stati rinvenuti. Quindi, in tutto il contesto generale, emerge come Gioffrè avesse dato delle indicazioni di peso. Tra l'altro, lo si intuisce anche vedendo le foto. La donna in questione doveva essere alta comunque non più di 1,70 m e c'è una media che si aggira attorno a 1,65 m e devo dire che combacia molto.
insomma, il personaggio è stato credibile, però, qui rispondo ancora alla tua domanda, non si è scavato sulle sue dichiarazioni. Sono state dimenticate. Gioffre, pur avendo dato un'intervista alla Rai, che pur all'epoca fece scalpore, dopo la morte finì completamente nel dimenticatoio. Emersa, su questo ha lavorato anche la Simona Zecchi, è emersa una segnalazione del SISDE che ha pubblicato sull'Espresso e che noi abbiamo criticamente assunto nel nostro libro, dove si parla di una donna dai connotati abbastanza simili a livello fisico e tecnico, dove addirittura ci si spinge a indicare persino che aveva lavorato all'ufficio vitimazioni della Regione Lombardia. Cioè, io, qua, me, cioè, viene descritto anche appunto l'età, il colore dei capelli, arrivando persino a dire questa professione, io ero lì che leggevo e penso, dai, dimmi, ma dimmi come si chiama, era qui di Amorino. Cioè, sembra Certo, quasi che lì addirittura, c'è anche una senza cicatrice sulla dubbio, gamba. esatto, stavo aggiungendo anche la cicatrice sulla gamba, cioè sapevano benissimo chi era questa, Certo, sapevano benissimo chi era. E quindi volutamente è stata tenuta nel cono d'ombra. E tra l'altro, mentre appunto torno ancora alla domanda di partenza, di vari spunti investigativi e anche le riflessioni che ho sviluppato a livello personale, questa figura compendia e riassume ancora meglio il concetto di Falcone delle menti raffinatissime. Perché le menti raffinatissime, e qui torno a quello che diceva Ferruccio all'inizio, le vediamo all'opera qui, perché gli obiettivi scelti sono estremamente frutto di una regia di primo piano, sofisticate, sì, sofisticate. certo, di una criminalità che nulla a che fare con quella comune, ma di altissimo livello. E questa teoria di Falcone, senza paradossalmente, proprio veramente ha queste presenze femminili un'ulteriore dimostrazione, perché se ci pensiamo ancora oggi e figurarsi 30 anni fa, questa riflessione che delineo in maniera generica perché ci porta in ambito giurisprudenziale, però va fatta, chi ha voluto avvalersi di quelle donne è stato non soltanto raffinato nella scelta di obiettivi, ma pure nell'utilizzo di queste donne, perché le donne non soltanto hanno una capacità di mimetizzarsi maggiore rispetto a quella maschile, ma generalmente il sistema repressivo penale, non soltanto italiano, ma visto che siamo in tema, anche italiano, ne parlavo con Gian Antoni stamattina, è completamente basato sulle previsioni criminali e gli stilemi di tipo maschile. Ecco. E quindi si è avvalso di queste persone, ha fatto sicuramente un ragionamento di questo tipo, per cui anche le coperture, dopo eventualmente garantite, sono frutto anche di questa regia monte. Interessantissimo questo spunto. Però vorrei tornare e torno da Ferruccio al tema della falange armata. Falange armata di cui tu, Ferruccio, mi pare di aver capito, ritieni sia di paternità completamente mafiosa. Ecco, e allora ti chiedo, perché tanto parlare, quando si parla di falange armata, è inevitabile non pensare, è inevitabile il pensare alla settima divisione del SISMI. Settima divisione del SISMI, la famigerata, mi viene da dire, settima divisione del SISMI, a cui faceva capo l'organizzazione Gladio, almeno nella sua estensione italiana. E settima divisione del SISMI che tra l'altro viene disciolta esattamente a ridosso della strage di Via Palestro, pochi giorni dopo, disciolta i cui componenti finiscono molti in Somalia, comunque o alle rispettive sedi di origine. Settima divisione, di cui fa parte tra i tanti Vincenzo Li Causi, e molti di quegli uomini che finiranno nella famosa controversa lista Fulci. Paolo Fulci era a capo dell'allora del CESIS, l'organo di controllo tra SISMI e SISDE, stila una lista dove elenca 14, se non sbaglio, ufficiali o sottufficiali della settima divisione, indicandoli come i telefonisti della falange armata. Ecco, quindi ti chiedo,
dicendo tu che la falange armata è soltanto opera dei mafiosi, escludi che ci sia un coinvolgimento del Sismi e della settima divisione, oppure qual è il tuo ragionamento su questo tema? No, tu ci dici dei fatti molto precisi e assolutamente documentati e quindi diciamo incontrovertibili, Gianluca. Ed è, diciamo, possibile che appunto, come dire, elementi del sismi si siano prestati a, come dire, partecipare a operazioni, chiamiamole, di depistaggio, che vedevano coinvolti pezzi dello Stato nell'ambito di un momento trasformativo di natura politico-istituzionale molto delicato, di cui sicuramente parleremo anche più tardi. Tuttavia, secondo me, appunto, ampliare la caratura della Falange Armata per farne, diciamo, un pezzo dello Stato deviato, secondo me è fuorviante. Ecco, è chiaro che resta un fenomeno complesso, ci sono persino degli spunti che portano vicino alla banda della Uno Bianca, come sai, alcuni episodi, no? Tuttavia, secondo me, la Falange Armata resta il tentativo di attribuire a delle formazioni a rinverdire, diciamo, la stagione del terrorismo rosso, attribuendo tragica natura prettamente mafiosa o politico-mafiosa a un'organizzazione di matrice eversiva, diciamo, di sinistra tendenzialmente. Ecco, quindi io lì personalmente sarei cauto, perché è un po' come avvitarsi nel controverso tema che pure si intreccia con quello delle stragi del 93 della trattativa Stato-mafia, che, come ben sapete, è concluso con una sentenza di assoluzione. Tutto quel tipo di tematica lì, che pure esiste, e questo lo riconoscono anche le sentenze, diciamo, storie, è per certi aspetti depistante e autodepistante, perché significa avvitare il dibattito, avvitare la ricerca storica e investigativa su un terreno estremamente scivoloso che, per conto mio, è giusto evitare. Quindi dire che singoli elementi corrotti di questa famigerata visione possono essersi prestati a fare delle telefonate non significa, secondo me, per questo far venire meno la natura prettamente mafiosa della Falange Ecco, Armata. tu hai detto una cosa interessante, Ferruccio, hai detto che si è tentato di far passare la Falange Armata come espressione di un estremismo rosso di sinistra. Quindi torno un attimo anche all'individuazione della Scrocco come possibile appartenente alla Falange Armata, e Scrocco, ricordiamolo, è un'anarchica. Ecco, non credi che ancora oggi si tenti in qualche modo di, uso magari un termine improprio, ma di depistare e quindi allontanare lo sguardo da un centro che magari dopo 30 anni comincia a essere visibile, e quindi di nuovo si cerca di mettere in mezzo la pista dell'estremismo di sinistra, in questo caso, un'altra volta. Assolutamente, ma questo è stato fatto anche recentemente, tirando fuori ipotetiche indagini di Falcone sull'oro da Mosca, no? Cioè sui soldi venuti da Mosca al PC, che Falcone avesse aperto un filone segreto di indagini che potrebbe essere persino la base, no, della strage di Capaci. Queste cose mi pare che le abbia dette anche Baiardo, no? Roberto, Sì, se non sbaglio. certo. Ecco, tutti questi tentativi sono dei tentativi prettamente politici di togliere lo sguardo dal fenomeno mafioso e dalle collusioni che esso ha avuto certamente con pezzi deviati dello Stato, forse anche con elementi dell'eversione, ma questo riguarda, secondo me, l'attenzione deve stare anche per quanto riguarda il coinvolgimento delle versioni nera in tutto il discorso delle stragi del 92-93. Sono state spesso chiamate in ballo figure ormai morte da tempo, come delle Chiaie, anche la figura, quello non è morto, molto assolutamente misteriosa, di Bellini, sulla quale
è uscita adesso la sentenza di Bologna, no? Che ne traccia in qualche modo il profilo. Sì, non si può distogliere l'attenzione da questi elementi di possibile manovalanza politica o di destra o di sinistra, anche se in questo caso la matrice casomai mi sembra più chiara. Ma per conto mio, ripeto, è autodepistante giornalisticamente e anche dal punto di vista della magistratura rispetto allo scavo vero e proprio delle radici mafiose e politico-mafiose che sono dietro le stragi del 92 e del 93. Ecco, io allora mi collego a quest'ultima tua affermazione, Ferruccio, però la domanda è rivolta anche a Roberto. Allora, a distanza, dopo 30 anni di latitanza, si chiude un capitolo importante della storia del nostro paese con l'arresto di Matteo Messina Denaro. Da un lato sembra arrivato il momento, sembra arrivato il tempo di buttare giù tanti veli, di scoprire tante cose sugli eventi del 1993, dove veramente si è portato in atto un attacco allo Stato, e poi ci arriviamo. D'altro canto, eventi come, ecco, l'individuazione della Scrocco come possibile donna di via delle stragi e tante altre piccole cose che magari passano inosservate più, ma gli addetti ai lavori no, sembra invece che qualcuno abbia ancora da perdere dal disvelamento di una verità. Ecco, io vi domando, siamo più vicini a raggiungere pezzetti di verità o ancora c'è qualcuno che tira il freno a mano e se sì, per quale motivo? Partiamo con te, Ferruccio, poi vorrei sentire anche Roberto. Certo, ma io direi che da un lato sono state compiute acquisizioni molto importanti sul piano investigativo, grazie al lavoro di bravissimi magistrati come Luca Tescaroli e Turco, da un lato, ma anche nell'ambito della Procura di Caltanissetta e sottolineo anche nell'ambito, diciamo, della magistratura calabrese che col processo 'ndrangheta stragista ha portato un indubbio contributo alla comprensione di quella che adesso viene chiamata cosa unica. Quindi anche le dichiarazioni rese per esempio De Graviano in quella sede lì del processo 'ndrangheta stragista sono di grandissima importanza, quindi si può affermare che c'è un lavoro, come dire, collettivo, corale di diverse procure, appunto Firenze, Palermo, Caltanissetta, Reggio Calabria, le quali stanno facendo compiere dei passi avanti molto importanti nella ricostruzione della verità sul 92 e sul 93 nello specifico. Tuttavia si nota chiaramente un tentativo di bloccare questa verità. Un paio di giorni fa la notizia dell'onorevole Gaspari che ha fatto un'interrogazione al ministro della Giustizia Nordio affinché intervenga con un'ispezione sui magistrati di Firenze, accusati a suo dire di perseguire un teorema politico, perseguitando Berlusconi, che già era stato prosciolto da precedenti, prosciolto, archiviato è più giusto dire, no? Da decreti di archiviazione, due precedenti solo per quanto riguarda Firenze, e anche poi ci sono stati decreti di archiviazione di Caltanissetta per i mandanti esterni delle stragi del 92, no? Tutto questo indica una volontà, precisa di fermare la giustizia, di fermare l'accertamento della verità, di cercare, la ricerca piena dei responsabili, accontentandosi sostanzialmente di figure di medio livello, se vogliamo anche di caratura alta a livello mafioso, ma sostanzialmente di esecutori di un disegno che invece appare a prima vista, l'abbiamo detto anche prima, molto ampio, molto raffinato, perché prefigura un vero e proprio attacco allo Stato, tanto che appunto è stata riconosciuta a queste stragi del 93 in particolare anche la finalità terroristico-eversiva, oltre che mafiosa, no? Questo figura proprio negli atti e nelle sentenze. Di conseguenza non ci si può accontentare di quattro picciotti che sono stati, diciamo, individuati come coloro che hanno trasportato le bombe o le hanno preparate o le hanno messe. Qui ci sono ancora tanti punti oscuri su
cui bisogna doverosamente scavare sia a livello giudiziario che a livello giornalistico. Assolutamente d'accordo con te. E, allora, c'è una domanda che... Aspetta, Roberto, prima volevo sentire anche te. Prego. Sì, ecco, io raccolgo il testimone di Ferruccio e tra i punti che vanno chiariti prima possibile è l'arresto dei fratelli Graviano a Milano il 27 gennaio 1994. Perché ci sono delle scadenze temporali come minimo inquietanti e tre sono ravvicinate. Abbiamo l'incontro al Bardoni di Via Veneto a Roma, raccontato da Spatuzza, protagonisti lui e il suo capo Giuseppe Graviano. Abbiamo tre giorni dopo il fallito attentato all'Olimpico, mai più ritentato. Abbiamo tre giorni dopo, il 26 gennaio, la proclamazione da parte di Silvio Berlusconi della sua discesa in campo. Il giorno dopo, fuori dal nel ristorante Gigi il Cacciatore a Milano, vengono arrestati i fratelli Graviano. E questa, sempre nelle questioni di mafia le coincidenze non esistono. Se proprio si vuole sostenere che non esistono, bisogna chiarire la situazione, perché... può apparire apparentemente strano il comportamento di questi due fratelli di primo piano di Cosa Nostra, che fuori dal loro territorio si recano in un ristorante con una procedura lontanissima dalle consuetudini locali per quanto riguarda le latitanze. Lo stesso Giuseppe Graviano, infatti, nel 2017 al processo 'ndrangheta stragista che ricordava Ferruccio, disse testualmente: io godevo di una copertura favolosa. E non si può sottacere il fatto che i grandi capi della mafia, da Totorina fino a Bernardo Provenzano, passando per Matteo Messina Denaro, sono stati tutti arrestati in Sicilia. Gli unici due boss di primissima fascia arrestati non solo fuori dalla Sicilia ma al nord sono i fratelli Graviano. E lo stesso Giuseppe Graviano dirà sempre in udienza del 23 gennaio 2020 in Calabria, se volete andare a scoprire il segreto delle stragi perché sono terminate, indagate sul mio arresto. Ora, sappiamo bene che le dichiarazioni di un personaggio che peraltro non è pentito, non è nemmeno testimone, e che si è messo a sciorinare le proprie vicende patrimoniali, va prese con le pinze, però sicuramente le sue parole riportate, le coincidenze, sono inquietanti. Cioè, sono dei personaggi che si muovono con grande facilità a Milano e che vengono arrestati, e nonostante questo l'artificiere di cui parlavo all'inizio come Cosimo Lonigro è rimasto peraltro in combutta con alcuni esponenti della criminalità calabrese a Milano anche dopo l'arresto di Graviano. Cioè, quindi parliamo di soggetti che si erano trapiantati in maniera molto efficace e tranquilla a Milano. E quindi il vero mistero di quella stagione è proprio quello: come mai un attentato di quel tipo all'Olimpico non viene ritentato e come mai lui viene arrestato dopo che Berlusconi scende in campo. Allora, invece voglio arrivare, c'è una domanda molto interessante che un nostro utente sulla nostra pagina Facebook pone, Massimiliano Armellin Desisti, e chiede: stragi politico-mafiose di provenienza tutta italiana o anche con influenza internazionale? E qui mi collego anche all'incontro avuto recentemente con Don Addio, Gian Antonio e Carbone, dove, senza girarci molto intorno, tutti e tre sostengono di avere elementi per dire che dietro queste stragi, dietro le stragi anche del 92, si possa nascondere l'attività di una cellula eversiva parallela a Cosa Nostra e riferibile ad ambienti deviati dell'intelligence statunitense con partecipazione di soggetti italiani. Ecco, uno scenario particolarmente inquietante e degno di una spy story che tra l'altro richiama anche Fabrizio Gatti nel suo libro Educazione Americana.
E quindi ecco, interessante la domanda di Massimiliano Rinindesisti. Chiedo a te, Ferruccio, ci può essere l'ombra di una potenza straniera dietro questi eventi? Ma questo tipo di ricostruzioni sono state tirate fuori in varie chiavi, appunto vedendo la mano, diciamo, americana dietro tutta una serie di vicende che riguardano Falcone, Borsellino e poi dopo anche le stragi del 93. Secondo me l'unica chiave, diciamo, tra virgolette, internazionale che si potrebbe individuare sarebbe una chiave relativa alla componente americana di Cosa Nostra. Però, per esempio, un petito, una figura particolare come Baiardo, che ha avuto un congiunto che è stato arrestato per mafia, condannato per mafia in America e che è anche morto in America, per esempio, ci dice che la mafia americana era contraria alle stragi. Ecco, o noi arriviamo a ipotizzare che le indagini di Falcone e Borsellino, e questo è assolutamente possibile perché ci sono tutti i rapporti che aveva Falcone, per esempio, con Luis Fried dell'FBI, avessero toccato degli snodi importanti relativi alle grandi famiglie americane, ma anche alle famiglie mafiose trapiantate in Canada, penso ai Contreras, a Caruana, ai loro paradisi fiscali ad Aruba, a tutto, diciamo, a questo vasto movimento. Allora questa è una chiave che posso considerare, diciamo, accettabile, ma che andrebbe documentata con uno scavo investigativo e giudiziario molto solido condotto sulle due parti dell'oceano e soprattutto sulla base di atti della CIA o dell'FBI, probabilmente ancora non accessibili o forse accessibili solo in parte per quanto riguarda l'FBI. Alle, diciamo, indicazioni di carattere politico, io su questo forse ho delle idee leggermente diverse da Roberto, per cui è interessante il confronto. Io credo personalmente un po' meno, ecco, nel senso che ipotizzano, diciamo, una manovra atta a destabilizzare il paese, per quali finalità non è tanto ben chiaro attraverso chi non è chiaro. Certo, con la conoscenza del libro di Gatti, che è un collega che stimo e che apprezzo, però secondo me, in assenza, diciamo, di un'evidenza empirica e documentale forte, bisogna essere cauti su questo fronte. Magari sentirei Roberto, che ha un'opinione Roberto. un po' diversa dalla mia. Ecco, ne approfitto per dire che è un po' diversa, ma fino a un certo punto, e colgo l'occasione per sottolineare come è bello come i due autori possono lavorare insieme e scrivere un libro di questo tipo, pur avendo anche delle opinioni Le che opinioni si possono differenti. confrontare, e non è così scontato. Ecco, diciamo che una parte su cui vedo la pista americana con una sua valenza, ovviamente, come dice Ferruccio, da indagare, scavare la sua potenza, è più riferibile al 1992, cioè il momento in cui si sta votando per il Quirinale, un Andreotti che ci stava per arrivare viene disarcionato con la bomba di Capaci. La strage di Capaci avviene in quel momento. E Brusca, lo stesso Brusca in maniera rozza, lo dice. In quel momento Andreotti sicuramente, visto come traditore negli Stati Uniti, al di là dell'episodio di Craxi a Sigonella, perché Andreotti in quel momento sta sviluppando una politica estera filo-araba di disarmo, e questo non poteva far piacere a Bush padre e al gruppo di potere che gli stava intorno, come i petrolieri e gli armatori che erano i suoi elettori di riferimento. E una DC che ormai era arrivata al capolinea. L'indizio, come dico sempre in questi casi, su cui lavorare per una possibile pista americana in quel di Capaci, sono tre telefonate, questo è un dato indubitabile, che Nino Gioè, un personaggio particolarissimo che ben conosciamo, che muore il giorno dopo la strage di Via Palestro in quel modo inquietante che sappiamo, Nino Gioè, che
che è un uomo ormai assodato a essere stato dei servizi. Ricordiamo, perché magari chi non lo sa, Nino Gioia muore impiccato in carcere alle Bibbia. Sì, proprio il giorno dopo la strage di Via Palestro. Il giorno dopo la strage di Via Palestro. E Nino Gioia, che in quel comando che agì a Capaci, ha una funzione particolarissima. Un soggetto con telefoni clonati fa 3 telefonate in Minnesota. Chi ci fosse dall'altro capo del filo non si è mai scoperto. Però una cosa è certa, che questi altofontesi, di cui Totorina si sorprende di sapere che avrebbero operato, lo ha testimoniato Cancemi, Rina viene a sapere che gli altofontesi avrebbero operato e chiede: ma chi sono questi qua? Nino Gioia viene trovato impiccato. La Barbera, il cui padre viene trovato impiccato in un casolare di altofonte. Nino Gioia, che è, sappiamo, il cugino di Di Carlo. Di Carlo è il primo che parla di un interessamento dei servizi segreti, anche stranieri, a eliminare Falcone. E segnalo la circostanza, che sicuramente Don Addio avrà sottolineato nel vostro incontro, che gli altofontesi vengono tutti sterminati. Tutti gli altofontesi, lo stesso Santino Di Matteo, gli rapiscono, gli uccidono il figlio, come sappiamo. Quindi, sulla pista americana nel 92, riferimento a strage di Capaci, ci sono degli aspetti, mi riferisco appunto a queste 3 telefonate, che però, come dice Ferruccio, hanno bisogno di un vaglio investigativo decisamente pignolo. Per quanto riguarda il 93, qui torno quasi del tutto a essere d'accordo con Ferruccio, perché prendiamo la tesi di Gatti, no? Che, allora, di cui non si discute la bravura e la valenza. Se è riuscito a far parlare un soggetto della CIA, a maggior ragione vanno i suoi complimenti, perché sappiamo che gli agenti della CIA, per statuto, fino a quando non muoiono, sono tenuti a segreto, anche quando vanno in pensione sulle attività pregresse. Quindi, a prescindere, i complimenti a Gatti. Però, appunto, e qui torno all'inizio della nostra conversazione, studiando le carte di Via Palestro, mi sono imbattuto appunto nei fratelli Formoso, condannati all'ergastolo. La fonte coperta della CIA ha detto a Gatti, e sicuramente è vero, ed è vero anche che, mettiamo che è vero che ha operato in questo modo, che ha fatto dei sopralluoghi mesi prima in Via Palestro e che il loro team era ubicato ad Arluno. Ora, la base logistica di Formoso è ad Arluno. È vero che, come noi stessi riportiamo nel libro, su Via Palestro si sa molto poco, e prima ancora di non sapere il trasbordo della macchina nella via non sappiamo chi ha messo insieme l'esplosivo. A questo punto, infatti, uno potrebbe dire sono stati questi agenti americani. Però c'è una cosa che io ho sottolineato in presenza di Ferruccio a Firenze il 26 maggio, in presenza di Piero Grasso. Io ho detto: ma se veramente l'ipotesi di Gatti è vera, come mai questi fratelli Formoso, e questo vale anche per Ilon Igor e Giuliano, protagonisti di Firenze, marciscono all'ergastolo da 30 anni in galera senza dire una parola? Cioè, avrebbero l'arma per discolparsi, se non in toto almeno in parte, e non la usano. Piero Grasso ci ha detto, lo capisco dal suo punto di vista, la deformazione professionale, cioè ci ha risposto dicendoci: ma Ilon Igor abbiamo fatto di tutto per farlo parlare, cosa di cui sicuramente non dubito, però sai come sono i mafiosi, sono familisti all'ennesima potenza, una volta che sono garantiti che le famiglie fuori stiano bene, non parlano. È vero, secondo me, ma fino a un certo punto, perché comunque un conto è la prospettiva di passare 10, magari anche 20 anni in galera, però incominciano a diventare 25, 30, anzi, l'ergastolo, è dura accettare l'idea che gente come Ilon Igor, gente come Giuliano, oppure come il Formoso a Milano, sappiano dell'interferenza di certi soggetti e non ne parlino e si accaparano l'ergastolo in pieno. Giustamente Davide Di Palo ci fa notare, dice: il libro di Gatti è un romanzo, non è un'inchiesta giornalistica. Questo è verissimo, però è altrettanto vero che Gatti fa in qualche modo intendere di aver dovuto mettere in forma romanzata. Però sì, effettivamente il dubbio resta, perché poi non possiamo metterci, io la mano sul fuoco non ce la metto. Comunque, allora, avviamoci verso la conclusione di questo incontro, perché potremmo stare qui a parlare veramente per delle ore, però abbiamo cercato di toccare i punti più importanti, e avviandoci a conclusione,
chiedo, sempre con lo stesso giro, Ferruccio e poi Roberto, la notte della strage di Via Palestro, altre due bombe a distanza di pochi minuti esplodono a Roma, a San Giorgio al Velabro e a San Giovanni in Laterano. Non provocano delle vittime, ma producono molti danni materiali. E è la stessa notte in cui avviene un misterioso blackout a Palazzo Chigi nel 2010. Carlo Azeglio Ciampi, l'allora presidente del Consiglio, disse senza mezzi termini che quella notte temette un golpe. Lui si trovava a Santa Severa, si mise in collegamento con Palazzo Chigi per sapere cosa era successo a Milano, in diretta sentì l'esplosione, una delle due esplosioni di Roma, e da lì blackout totale. Ecco, di tutto questo bailam di quella notte, dal mio punto di vista, la cosa più inquietante è la bomba che non esplode, ritrovata all'interno di una macchina fuori da Palazzo Chigi. In via di Sabini. In via di Sabini. Che valore ha quella macchina, Ferruccio? È un messaggio rivolto a chi? E soprattutto, se è un messaggio, questo messaggio è arrivato alle orecchie a cui era rivolto? Ma sicuramente tu hai fatto una citazione perfetta di quella bomba, perché era indubitabilmente anche quella un messaggio rivolto alle istituzioni, rivolto allo Stato, rivolto a Ciampi, che veniva percepito come un tecnico, diciamo, prestato alla sinistra per far governare la sinistra attraverso un tecnico stimabilissimo, ex governatore della Banca d'Italia, però oggettivamente debole, tanto che poi nel gennaio del 94, a ridosso di quel terribile momento che prima Roberto ha ben descritto, si dimette, e quindi poi c'è lo scioglimento delle Camere e si va alle elezioni che determinano la vittoria di Forza Italia e l'avvio, diciamo, dell'epopea berlusconiana. Ecco, quindi quello è sicuramente anche quello un messaggio politico congiunto a Roma, intesa come sede della politica e sede della cristianità. Ricordiamo, appunto, sempre nel 93, un team composto da persone sempre facenti parte dei killer Draghi uccide Don Puglisi, che Giovanni Paolo II aveva formalmente scomunicato la mafia in un noto discorso alla Valle dei Templi. Quindi c'è chiaramente un attacco alla cristianità, alla Chiesa e alla politica, un messaggio chiarissimo del tipo: con Cosa Nostra si vive, si convive, si fanno dei patti, si tratta, si negozia, e da questo schema non potete uscire in alcun modo, se no le stragi alzeranno il tiro, coinvolgeranno i monumenti. No, non a caso c'è anche una rivendicazione della Falange Armata che, dopo gli episodi di quel tipo, lì dice: adesso procederemo anche alle stragi di civili, no? C'è proprio l'idea del golpe di Stato strisciante, cioè del lanciare un segnale forte della serie: o lo Stato si piega oppure piomberemo nel caos. Roberto? Esatto, e la stagione stragista, coincidenza, si chiude per incanto con la vittoria del Polo di Forza Italia, che diventa questo, che, per usare le parole del buon, tra virgolette, Vincenzo Vinciguerra, stabilizza uno scenario destabilizzato. Questo, al di là delle responsabilità penali eventualmente perseguibili, ormai 30 anni di distanza lo si può dire. Perché un attentato come quello dell'Olimpico, che avrebbe sterminato non 100 persone, ma di più, compresi tutti i mutilati che sarebbero stati provocati dai tondini di ferro piazzati nell'esplosivo, non viene più ritentato. E quindi evidentemente si è arrivati a un punto di equilibrio. E per tornare a quanto si diceva prima, oltre al ritrovamento il 2 giugno del 93 della macchina Vedi Sabini come esplosivo, ci sono altri due episodi che ci fanno capire come quella stagione, appunto, non vada vista in un'ottica solo mafiocentrica, ma, appunto, come diceva Ferruccio,
come riformulazione dei rapporti fra lo Stato e certe forze, perché ad esempio, non qui chiudo, pochi ormai si ricordano del fallito golpe a Sacca-Rubra da parte di un manipolo di soggetti molto particolari, come l'ordigno fatto trovare sulla tratta Palermo-Torino nel settembre dello stesso anno, cioè tre episodi che vanno visti appunto nell'ottica in cui dicevamo al di là e al di fuori della trattativa, che noi appunto, di cui noi ci siamo occupati in maniera non eccessiva perché consideriamo sviante. Questi tre episodi ce lo dimostrano ulteriormente. Sul golpe di Sacca-Rubra ci sarebbe effettivamente da approfondire alcune cose, ma non è questo il momento né nella sede, il tentato golpe, presunto golpe di Sacca-Rubra. Un'ultima domanda, attacco allo Stato. Questo attacco, Ferruccio, è andato a buon fine? L'abbiamo svicolato? Insomma, cosa ne pensi? Ma questa è una domanda molto, molto difficile sulla quale anche i magistrati si dividono pesantemente. Per esempio, in un dialogo che ho avuto con Gianfranco Donadio, che ha preparato quella relazione Davi, che anche noi abbiamo utilizzato proprio per il comitato specifico su Via De Georgofili all'interno della Commissione Antimafia, secondo Donadio, diciamo, il sistema è stato, diciamo, stabilizzato dalla discesa in campo di Berlusconi, dall'arrivo di Forza Italia, dalla vittoria di un certo, diciamo, assembleman politico che ha stabilizzato il sistema e in qualche maniera ha fatto cessare il periodo delle stragi. Chiaramente di diverso avviso sono i magistrati della Procura di Firenze che sono ancora impegnati nell'inchiesta e che devono vedere se procedere con rinvio a giudizio oppure se procedere col decreto di archiviazione. Quindi siamo uno snodo storico e giudiziario estremamente importante e delicato, perché non sfugge a nessuno che gli esiti di quell'inchiesta fiorentina potrebbero avere delle ripercussioni politiche gigantesche. Roberto, quindi attacco allo Stato. Anzi, a te faccio una domanda diversa, che in realtà è la stessa. Si parla tanto di tentativi di golpe, questo centinaio di sciabole. È avvenuto o no questo golpe nel 1993? No, nella forma classica a cui si pensa di solito questa tipologia di avvenimenti. È accaduta una serie reiterata di minacce che sicuramente è riuscita a destabilizzare alcune compagini governative, penso soprattutto al governo Ciampi, che per la prima volta nella storia d'Italia era un governo che vedeva al suo interno tre ministri del PD, dell'allora PDS, però questo va visto ex post, cioè con l'arrivo di Forza Italia, cioè c'è un discorso che comunque si era già messo in moto e che noi nel libro, di cui noi nel libro diamo conto, e qui colgo l'occasione per citare una fonte che Ferruccio ha conosciuto molto bene, e si chiama Ezio Cartotto, il quale ha detto che, ovviamente portando argomenti molto, prove molto solide, che Forza Italia era un progetto che partiva da lontano, cioè nel 1991. Quindi, mentre ci sono queste reiterate minacce e mentre Ciampi pensava al golpe, c'era un progetto che si stava assestando sempre più. Beh, certo, da qui a diciamo, trovare un filo rosso che colleghi la nascita di Forza Italia a questi eventi mi sembra No, insomma un po' diretto è tortuoso cosa sicuramente. è tortuoso, quindi insomma diciamo che bisogna andarci con i piedi di piombo ancora oggi, perché ovviamente poi tra l'altro non è nemmeno il nostro mestiere. Noi facciamo i giornalisti e giustamente cerchiamo di scavare, poi vedremo, come diceva Ferruccio, cosa accadrà a Firenze. Siamo tutti molto curiosi, anche perché, ripeto, tutto questo sta avvenendo, non capisco se per caso
ma il caso spesso, insomma, non esiste in questi casi, mi ripeto, sta avvenendo a 30 anni esatti da questi eventi. Quindi abbiamo avuto l'arresto di Matteo Messina Denaro, abbiamo avuto dei passi avanti importanti, vediamo se si concretizzeranno con qualcosa. Allora, Ferruccio, Roberto, io direi che possiamo chiudere qui questa interessantissima puntata di Dark Side, Storia Segreta d'Italia. Ripeto, ci sarebbe veramente tanto di cui parlare perché il libro è densissimo, ve lo faccio rivedere anche qui l'immagine in sovrappressione, Attacco allo Stato, i misteri delle stragi del 1993 e il codice Matteo Messina Denaro. Vi consiglio di... è un libro che va letto e va studiato in particolare perché non è... È scritto molto bene, molto scorrevole, ma molto denso. Che dire, signori, buon lavoro perché ci sarà ancora tanto da lavorare e speriamo che ci sia il materiale per scrivere un secondo libro sempre sul tema, stavolta non più con domande, ma con delle risposte. Giustissimo, Va grazie bene. mille. Allora vi chiedo di restare con me un attimo al backstage per i saluti consueti. Nel frattempo saluto tutti i Darksider e le Darksider. Vi ricordo, iscrivetevi al nostro canale YouTube, iscrivetevi ai nostri social e venerdì comincia la rassegna a Bacoli, vicino Napoli, località bellissima, dove terremo una serie di incontri dal vivo di altissimo spessore con grandi ospiti e tematiche sempre molto interessanti. Buonanotte a tutti.